diciamo che per quanto riguarda in particolare l'autostrada del mare sulla Turchia, il danno è molto grave già ora, nel senso che per la Formula 1 purtroppo avevamo i camion su tre navi. E una purtroppo è già in arrivo a Trieste proprio domani. Dopodiché c'è una parte di deviazione sulla Francia e probabilmente una deviazione anche su Bari, dove già da sempre è previsto un stopover. Il danno al di là di questo relativo alla Formula 1 è molto grave, perché dalla Turchia l'armamento ha le linee di collegamento con l'Europa non solo a via Trieste ma anche via Francia e Spagna, in particolare attraverso il porto di Sète. Una nave è già che doveva arrivare a Trieste è già partita verso la Francia, oltre a quelle già previste in linea, e su quelle previste in linea allo stato attuale 100 l'altro ieri e 200 ieri camion sono stati imbarcati invece che per Trieste, per la Francia. In questo momento si sta studiando di deviare tutto sulla Francia o altri porti vicini. Diciamo che è una deviazione che è temporanea chiaramente, però uno magari ci si abitua, perché ci sono certe destinazioni a livello di centro Europa che dalla Francia sono raggiungibili né più né meno come da Trieste, e anzi i collegamenti verso il nord Europa per collegarsi sulla rete di DFDS verso la Gran Bretagna e la Scandinavia dalla Francia a livello ferroviario da Sète su Calais sono forse anche più efficienti, quindi la perdita potrebbe essere poi irreversibile. Finché prevedo il tampone per il divertimento uno può farne meno, per il lavoro chiaramente invece uno deve andare a lavorare. Certo. Quindi la parte economica io posso comprenderla per certi versi, e infatti i terminalisti portuali triestini sotto questo profilo qua sono intervenuti. Per tutto il resto il Green Pass è una libertà anticipata, altrimenti dovremmo continuare a stare in lockdown per ancora qualche mese e poi finalmente liberarci. Quindi è libertà, non è un vincolo.